Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento sulle novità dell'ultima legge finanziaria. Io sono Riccardo Allievi, sono un dottore commercialista, sono uno dei titolari dello studio Allievi. Anche oggi vado avanti con questa serie sulle novità dell'ultima finanziaria, ne ho già registrate altre in passato che ti invito ad andare a visionare sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. Nello specifico oggi ti parlerò di ristrutturazioni edilizie. In realtà, come dovresti già sapere, il bonus sulle ristrutturazioni edilizie non è in realtà una novità, cioè già da diversi anni è stato semplicemente prorogato di anno in anno. È però comunque un bonus molto importante che è stato prorogato con l'ultima legge finanziaria anche per gli interventi del 2018 ed è appunto importante perché permette un risparmio d'imposta considerevole. Quindi sto parlando di ristrutturazioni che fai nella tua abitazione o comunque nell'ambito di un condominio, nelle parti comuni, e ti permette, se sono appunto interventi di ristrutturazione che rientrano in quelli previsti dalla normativa, di avere un risparmio del 50% della spesa che hai sostenuto. Quindi come funziona? C'è innanzitutto un limite di 96.000 euro di spesa complessiva e il risparmio è del 50%, cioè vuol dire che il 50% della spesa che hai sostenuto per fare queste ristrutturazioni edilizie ti viene in un certo qual modo restituito nella dichiarazione dei redditi in 10 rate, quindi in 10 anni sostanzialmente, come minori imposte che andrai a pagare. Quindi il risparmio è veramente molto interessante. Tieni presente che le novità di quest'anno sono, oltre alla proroga e al mantenimento del limite massimo di 96.000 euro e del 50% del rimborso, infatti anni fa era solo del 36%, poi già oltre che quest'anno, anche già negli ultimi anni era stato elevato al 50%, quindi rimborsato il 50% della spesa sostenuta. Con quest'anno è stata introdotta una novità che lega un po' le ristrutturazioni edilizie con le ristrutturazioni invece che permettono un risparmio energetico, nel senso che è necessario inviare una comunicazione all'Enea telematicamente. In realtà da questo punto di vista si stanno aspettando dei chiarimenti, nel senso che bisogna verificare se gli interventi, tutti gli interventi di ristrutturazione presuppongono questo ulteriore adempimento o solo quelli che effettivamente comportano un solo risparmio energetico. Da questo punto di vista si aspettano delucidazione dall'Agenzia delle Entrate. Ti aggiungo che se fai interventi di ristrutturazione edilizia che permettono di migliorare la tua situazione sismica, cioè l'antisismica, la situazione che previene, diciamo in caso di terremoti, la distruzione dell'immobile, quindi se fai questa tipologia di interventi, la detrazione è sempre del 50%, ma le rate sono di 5, quindi sono in 5 anni, quindi ti viene restituito il 50% della spesa che hai sostenuto per questi interventi antisismici in 5 anni anziché in 10 anni. Quindi diciamo che è ancora più interessante se fai questa tipologia di interventi. Comunque la pratica che devi fare non è complicata, bisogna solo verificare se appunto queste spese che sostieni entrano o meno nella normativa. Da questo punto di vista ti consiglio di farti assistere da chi ti farà la dichiarazione dei redditi, magari contattare prima chi appunto ti fa la dichiarazione dei redditi o comunque ti segue dal punto di vista fiscale, per diciamo seguire i passi correttamente, perché anche solo qualche piccolo errore potrebbe comportare la perdita del beneficio. Quindi nulla di complicatissimo, però c'è da seguire comunque una procedura che, per chi non è magari addetto ai lavori o non fa ristrutturazioni con una certa costanza, può diciamo risultare, non dico complicata, ma può la persona incorrere in qualche errore. Quindi meglio chiedere sempre a un esperto prima di diciamo effettuare acquisti, ristrutturazioni, bonifici che poi magari
comportano la perdita di questa agevolazione, che comunque è molto importante dal punto di vista del risparmio fiscale. Bene, questo è quello che volevo dirti oggi su questa novità dell'ultima legge finanziaria. Ti ricordo appunto che altre puntate le ho registrate, le trovi nel nostro canale YouTube, e ti invito a registrarti sul nostro canale, o comunque trovi le puntate scorse anche sulla nostra pagina Facebook nella sezione video. Ovviamente se hai qualche domanda, posta pure la domanda nei commenti, siamo a tua completa disposizione, e io ti do appuntamento alla prossima puntata sulle ultime novità della legge finanziaria 2018. Ciao, alla prossima!